Diciamo quindi di una tecnica rivoluzionaria, una tecnica chirurgica di cui ormai si parla da molto tempo, tutti alludono, tutti dicono, ma in realtà le idee chiare sono in pochi ad averle. Noi ne parliamo con uno invece ce l'ha chiarissima, è il professor Francesco Corcione, che dirige l'unità operativa complessa di chirurgia generale laparoscopica, azienda ospedaliera Monaldi di Napoli. Grazie, professore. Grazie. Cosa si intende per laparoscopia e quando è indicata? Aveva ragione quando prima diceva che c'è ancora molta confusione. Se ne parla da più di 20 anni, da quando è esplosa questa vera e propria rivoluzione scientifica, tecnologica, culturale, e ancora oggi il paziente viene allo studio e pensa che la chirurgia laparoscopica sia una chirurgia riduttiva, mini-invasiva, perché meno invasiva ma anche meno importante, Anche forse meno quasi morbi e efficace. fuggi, quasi morbi e fuggi. Invece no, bisogna chiarire il concetto, bisogna spiegare questo mito: la chirurgia laparoscopica non è una chirurgia alternativa alla chirurgia tradizionale, bensì costituisce un approccio chirurgico alla cavità addominale. In altre parole, il chirurgo per raggiungere il proprio obiettivo, l'organo da asportare, da trattare, invece di eseguire delle laparotomie più o meno estese, introduce, fa dei forellini, introduce queste canule e all'interno l'intervento però risulta esattamente lo stesso. Quindi comporta sempre la stessa anestesia generale, comporta sempre gli stessi rischi e le stesse complicanze dell'atto chirurgico Ma anche gli tradizionale. stessi vantaggi, giusto? No, vantaggi sono Ah, superiori. ecco perché gli ho dato un assist. Un assist eccezionale. Perché? Allora ci si domanda, se è tutto uguale, che cosa cambia? Cambia che l'intervento intraoperatoriamente diventa più minuzioso e più rapido, oggi a parità di condizioni di patologia e di stadi di patologia. Cambia che vediamo tutto 2 volte e mezzo, 3 volte ingrandito, quindi come se lavorassimo con un Allora, microscopio. raccontiamolo proprio semplicemente, per farlo capire anche a me, e quindi gli altri a casa sono più bravi di me. Che si fa? Si fanno si aprono dei Allora, no. pertugi. Il primo step, il primo passo, consiste nel rendere reale la cavità addominale. In che senso? Noi abbiamo due foglietti peritoneali che avvolgono i visceri. Se noi volessimo inserire queste canule, provocheremmo delle lesioni agli organi, ai visceri. Allora, il primo step è quello di gonfiare l'addome, quindi rendere reale questa cavità virtuale, con un gas inerte che è il CO2. Questo si può fare con una autocanula, con varie canule che abbiamo a Si disposizione. gonfia Come un quindi la. palloncino che è appiattito, noi lo gonfiamo e quindi a questo punto creiamo una camera di lavoro e quindi siamo sicuri di poter introdurre in Senza sicurezza, ledere. senza ledere, i visceri che rimangono sottostanti. No, la mia pausa è di stupore e di meraviglia. Quindi, una volta creato il teatro Questa camera. operatorio favorevole alle manovre, diciamo. Esatto, si introduce una prima cannula, sono cannule sofisticate che permettono l'introduzione di strumenti, ma la prima, che è sempre, quasi sempre localizzata in sede periomedicale, serve per l'introduzione dell'ottica di questo strumento Per che porta vedere. le immagini, grazie al collegamento con una telecamera, su un monitor che noi abbiamo in O sala dicono che la operatoria. televisione non è utile. O dicono che la televisione. La telecamera. Utilissimo, utilissimo. Pensi che nella nostra sala operatoria abbiamo 5 monitor oggi, una definizione eccezionale perché è tutta ad alta definizione. E quindi stavo dicendo, queste immagini vengono riportate sullo schermo. Quindi il chirurgo non guarda più le sue mani, non guarda più l'addome del paziente, guarda il monitor. E quindi ci deve essere una coordinazione tra la visione del monitor e l'utilizzo delle mani, che rimangono sul paziente. Non direttamente all'interno dell'addome, ma attraverso degli strumenti che vengono introdotti attraverso queste cannule che abbiamo E utilizzato. lì l'intervento riguarda quale tipo di patologie? Beh, le Cioè, patologie. quali sono gli interventi più consigliabili con questo sistema? Ecco, noi in chirurgia definiamo gold standard l'approccio laparoscopico per alcuni interventi. Gold standard significa che l'approccio È laparoscopico dovrebbe essere migliore. sempre utilizzato. E qui parliamo ovviamente della litiasi, della colecisti, parliamo di tutta la patologia funzionale del giunto gastroesofageo,
dal reflusso, dalle neatali, di verticoli. Parliamo delle patologie ematologiche della milza, quindi riusciamo ad asportare la milza quando è affetta da malattie ematologiche, la chirurgia dell'obesità. C'è la chirurgia dell'obesità che è una branca molto importante. Prima era considerata una controindicazione l'obesità, oggi è un'indicazione principe perché l'obeso è quello che beneficia di più dell'accesso di medicina. Fegato e rene? Rene sicuramente, soprattutto i suoi reni. Il fegato abbiamo pochissime indicazioni, questo rimane ancora, ancora una. Poi abbiamo delle patologie intermedie, nelle quali i vantaggi della laparoscopia sono acclarati, sono evidenti, ma non sono così magnificati come per le altre patologie. E qui citerei sicuramente tutte le lesioni benigne e maligne del colon retto, che aumentano sempre di più grazie all'alimentazione ricca di carne che noi abbiamo. E inserirei la patologia recidiva della parete addominale, cioè l'ernia inguinale recidiva, il laparoscele recidivo e anche la lisi di aderenza per le lesioni. È più rapido l'intervento, dura meno? Oggi sì, nel rispetto alla chirurgia tradizionale? Sì, oggi bisogna mettere sempre a confronto gli stadi e la patologia. A parità di condizioni, l'intervento laparoscopico è certamente più rapido nei centri che hanno acquisito esperienza. Il decorso post-operatorio è meno doloroso, più doloroso o è doloroso nello stesso modo? No, allora, tutto quello che abbiamo detto si ripercuote favorevolmente nel post-operatorio. Perché? Perché non essendoci incisioni, quindi non essendoci trauma parietale, le divaricazioni che in chirurgia tradizionale fanno la differenza, il dolore post-operatorio è minimo, dura poche ore, dovuto alla irritazione del gas che introduciamo, poi dopo 2-3 ore svanisce e la ripresa è molto più rapida, perché il paziente il giorno dopo canalizza prima, l'addome non è stato aperto, per cui le ansie di prendere subito. Quando si diceva che ha canalizzato, dopo un intervento all'addome, quasi non bisognava diciamo aspettare con ansia qualche volta che ci fosse l'esito più plateale della canalizzazione avvenuta, e non staremo più a raccontarvi in studio. Questo anche per la patologia più importante, la canalizzazione avviene molto precocemente, parlo di biologia del colon, biologia del pancreas distale, delle splenectomie e quant'altro. E poi altri vantaggi sono la ripresa. Il paziente si sente meglio. L'anestesia è identica. L'anestesia del colon è identica. Dura lo stesso tempo. Se l'intervento è più rapido dura un po' di meno, ma diciamo non è quello che conta, non è quello che fa la differenza. La differenza la fa il fatto che l'addome è chiuso, quindi non c'è l'esposizione delle anse, per cui le anse possono riprendere più facilmente la loro motilità e il paziente si canalizza meglio. Dal punto di vista psicologico, quando lei dice a un paziente, beh, useremo la laparoscopia, che reazioni ha? Molto favorevole. Loro lo sanno qui. Lo sanno perché sicuramente vengono indirizzati ormai verso questo approccio. Con motivazioni che il medico è prezioso, medico di famiglia, sa fornire. C'è una telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Io chiamo da Bagheria e volevo fare una domanda al dottor Corcione. Sì, ecco qua, prego. Allora, io volevo sapere che cosa dei noduli fibrosi all'interno dell'utero. Volevo sapere se possono essere tolti in laparoscopia. Una domanda precisa, netta, chiara? Sì, sì, chiarissima. Non è mia competenza perché il ginecologo che si occupa di queste patologie, però certamente ci sono molte indicazioni all'approccio laparoscopico sia nell'asportazione di fibromi sia nella stessa lista della mastectomia. Sì, la signora può informarsi e chiedere questo genere di procedura. Pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera, chiamo da Roma. Bene. Volevo sapere se, visto che sono in sovrappeso, se posso affrontare un intervento in laparoscopia. Sì, lo dicevamo prima, professore, prego. Lo dicevo prima, sia per altre patologie, ma sia per la chirurgia bariatrica, il paziente ha una buona indicazione alla chirurgia laparoscopica, anzi, dicevo prima, è quello che può beneficiare di più, perché il paziente magro, se andiamo in chirurgia tradizionale, si può accontentare di una laparotomia più o meno piccola. Il paziente obeso, per accedere alla cavità addominale, abbiamo bisogno di una grande apertura. Invece in laparoscopia tutto questo si evita, e quindi anche per una colecista, anche per la chirurgia bariatrica e tutta la chirurgia addominale, l'obeso non rappresenta più una controindicazione, ma paradossalmente rappresenta un'indicazione. Prima diceva per l'appunto che paradossalmente è ancora più conveniente. Io sono convinto che... Pronto? Buonasera, chiamo da Roma. Devo fare un esame diagnostico in laparoscopia.
Volevo sapere se c'era bisogno di un'anestesia totale. Anche per l'esame diagnostico, professore? Sì, sì. Bisogna fare un'anestesia generale, non si può fare un'anestesia locale perché questo gas che noi produciamo per creare la camera di lavoro è un gas molto irritante per il prigioniero, per cui il dolore non è locale sull'introduzione della camera. È anidride carbonica, di tipo medicale, però si diffonde a tutto l'addome, irrita il nervo freddo e poi si vede respira male, quindi diventa un atto di sofferenza. Inutile, perché procurarlo? Assolutamente. E poi come lo togliete questo gamba? Via da solo? Viene evacuato attraverso le cannule. Le cannule che lo hanno inserito. Pronto? Buonasera. Buonasera. Io ho un bambino di 4 anni, volevo sapere se può sottoporsi a chirurgia laparoscopica. Anche i bambini sono soggetti, possono essere. La chirurgia pediatrica ha fatto dei progressi anche da questo punto di vista, dipende dalla patologia. Ci sono alcune patologie che comunque vanno affrontate in laparoscopia anche a 4 anni, molti consigliano anche la stessa endominale, i voluli, come fazioni intestinali, usando degli strumenti. I diverticoli? A quell'età ce ne sono, ma sono rari. No, non parlo dei bambini, parlo degli anziani. Ah, sicuramente. Quindi per i bambini la risposta è sì, tranquillamente. Sì, dipende dalla patologia. Certo. E in chirurgia pediatrica oggi dispongono di cannule veramente molto sottili, di 3 mm addirittura. 3 mm la cannula. La tecnologia quindi vi viene incontro. Siamo felici che a Napoli, nella facoltà di Napoli, ci sia questo centro d'eccellenza, immagino. Mi piace pensare, credi. Mi piace pensare e augurare buon lavoro. Grazie. Al vostro. Grazie.